Allora, ecco. Prima ci stavamo parlando, prima della trasmissione, so che senti molta emozione per quello che stai per raccontare. Sì. Inizierei, se sei d'accordo, a raccontare dal momento in cui tu ti svegli. Ti svegli da un lungo sonno. E che cosa succede? Tu non sai dove ti trovi, pensi di essere... Assolutamente no. Io, quello che mi ricordo, Marco, che sono stato ricoverato il 4 di marzo nell'ospedale di Seriate, ho sentito delle parole che dicevano polmonite bilaterale positiva e dobbiamo intubarlo. Il 5 mi hanno intubato e dopo non mi ricordo più niente. Il 13 sera, Marco, hanno fatto una telefonata a mia moglie alle 11 e mezza di sera dicendo che venivo trasferito a Palermo. E lì... Tu per tutto questo non lo sapevi? No, tu ma avevi... ho fatto 27 giorni di coma. Di coma indotto? Sì, intubato, sì. Quindi, quando ti svegli da questo coma, che giorno è? Che cosa ti ricordi di quel momento? Era il suo 21 marzo e mi fa... Ciao Ettore, dove sei? Sono qua a Bergamo, gli faccio, no? No, no, sei a Palermo. Come sono a Palermo? Sì, ti hanno portato qua con l'aereo militare 740, Boeing 740. Dai, dai, sì. Pensavi scherzassero? No, assolutamente sì. Ma non senti il nostro dialetto? Sì, è un bel dialetto, però è impossibile, sono qua a Palermo. Ma te lo assicuro io che sei a Palermo? Poi va a trovare la dottoressa Rosalba e mi fa, Ettore, come stai? Sto bene, mi ha detto che sono a Palermo, gli faccio no. Anche facciamo una videochiamata a tua moglie. Ciao Adelaide, ciao. Ma dove sono? Sei a Palermo. Ma porco cane, sono qua davvero a Palermo. E che, tornando dietro un passo, Marco, quando ha preso la telefonata mia moglie il 13, non l'hanno preso bene i miei familiari. Nel senso, come? Sei qua a Bergamo, siamo in Lombardia, mi sono trasferito a Palermo, ma non per la discriminazione del meridionale, per le strutture. Le strutture, le televisioni che parlano, non ne parlano bene le strutture di Palermo, e della Sicilia, del Meridione. Perché. Quindi loro avevano l'idea che andassi in un posto meno attrezzato, meno all'avanguardia, sì, diciamo, rispetto, sì, a Bergamo. Invece... Noi ci ricordiamo le immagini dei telegiornali, le abbiamo mandate anche qui a Italia Sì, quando sei stato caricato su questo aereo e portato giù a Palermo, perché non c'era più posto. Non c'era più posto, sì, a Bergamo. Effettivamente, Marco, mia moglie, mi ha raccontato che qua era il fine mondo. Era un susseguirsi di croce rosse, di morti, di notizie. E che quando nella mia persona, Marco, devo solo essere grato, riconoscente, l'ho sempre detto e smetterò di dirlo a questi dottori qua, a questi infermieri che sono stati i miei salvatori, i miei angeli custodi, mandati da Dio. Ho sempre detto questo qua. Vediamo il momento in cui sei tornato a casa e qualcuno ha preso il telefonino e ha ripreso. Ed è molto emozionante questo video in cui ti vediamo con uno dei tuoi 5 nipotini. Sali dall'ambulanza, sali in casa e lo abbraccia. Guardiamo, che giorno è quando sei ritornato su a Bergamo? Il 23 marzo sei stato riportato, sì, a Bergamo. Adesso Salvatore, no, Perfetto, aprile, regia. Aprile. Come? Eccolo, eccolo. Aprile. Ciao, papi! Come si chiama questo braccio? Allora, Viola. Ah, Viola, come mia figlia. Viola, ah. L'altro mio nipote Tommaso, poi c'ho Lorenzo, c'ho Aurora e Bianca. Abbiamo ricordato di tutti. Tre figli, 5 nipoti. Sì. E quindi ritorni a casa dalla Sicilia, 23 aprile, quindi. Sì, aprile. Quindi sono tanto tempo lontano. 47 giorni. Di cui a Palermo quanti? 47.
Ah, 47 a 20, Palermo? 27 in rianimazione e 20 negli infettivi. Ecco, prima, no, prima che tutto questo ti accadesse, avevi un'opinione rispetto a quello che era la sanità del Sud, no? Una sanità che funziona poco, in cui c'era poco da fidarsi? Sì. Avevi dei pregiudizi? No. Io, sentendo le notizie al telegiornale, alla televisione, i media, che ti portano a questa discriminazione, anche se non vuoi, ma quando invece tocchi con mano, visto che a me è funzionato, Marco, cioè a me, quando sono arrivato giù il 13 di marzo, il dottor Di Liberto è stato il primo dottore che mi ha soccorso, ero in condizioni gravissime, e ha detto a mio figlio che non sapeva se arrivava al mattino. Mamma mia. Colgo l'occasione di salutarlo, dottor Di Liberto, perché è dal 1 gennaio in pensione. Ah, in pensione adesso. Sì. Forse mi permetti un ringraziamento al dottor Mazzarese, dottor Di Lorenzo, e poi c'è una sfida di infermieri che, se me lo permetti, te lo dico infine. Va bene. Perché loro sono stati gentilissimi con te, no? ti hanno anche protetto, sì. Al di là dell'aspetto naturalmente della terapia, però ti hanno protetto anche emotivamente. Sì, no? Sì. Perché? Cosa hanno fatto? Perché nel frattempo, quando sono stato trasferito a Palermo il 13, il 15 marzo è morto mio fratello. Di Covid. Di Covid. Mio fratello Giovanni. Poi dopo un paio di giorni è morto anche mio cognato Tiziano, e i dottori avevano detto di non mandarmi il telefonino per non farmi avere uno shock. Certo. E questa notizia l'ho saputo quando sono tornato a casa, certo, quando me l'hanno detta. E poi una sera un'infermiera, Silvana, mi ha fatto vedere un filmato di Bergamo con tutte le bare e i camion che trasportavano. Per me è stato un incubo, perché quando sono partito non c'era questa... Non era ancora così grave la situazione. No, non c'era la situazione così grave. E quando ho visto le cose di Marco, mi è caduto il mondo addosso. Poi, quindi ti hanno protetto, mi hanno curato. Ti hanno messo spesso in contatto con la tua famiglia, no? Sempre, tutti i giorni, sia infermieri e dottori telefonavano anche più volte al giorno a tenere informato la mia famiglia delle mie condizioni. Sono stati un'unanimità eccezionale, Marco. Gratitudine per tutta la vita. Hai detto gli infermieri, te li voglio dire dopo. Sì. Come si chiamano gli infermieri? Allora, in sala di rianimazione c'era Rosalba e Maria Grazia, che sono state le prime che mi hanno fatto fare la videochiamata alla mia famiglia. Sì. Poi, in sequenza, non per simpatie, c'è Cisella, c'è Silvana, Silvia, Daniela, poi c'è Dario, Emanuele e anche Antonio. Salvo c'è, no? Salvo pure? Salvo. Sì, sì. Salvo, Silvana, Tony, Daniela. Sì, Daniela. Sai una cosa? Vogliono salutarti. Non ci credo. E sono in collegamento. Daniela, Silvana e Salvo, buon pomeriggio, benvenuti. Eccoli qua. Ah, ma lo sento tu, sono tutti quasi. Ciao. Ciao. Eccoli. Ciao Daniela. Ce li presenti, Ettore? Dai, Daniela. Sì, questa è Daniela. Riconosci qualcuno con le mascherine? Chi è? Non so se è Emanuele o Salvo. Ciao Cisella. ma siete sempre mascherati, vi voglio vedere dal vivo io. Guarda chi fa capocella. Ciao. Ecco, vedi tutti imbattucati lì. Vedi. È rimasto affezionatissimo a voi, avete sentito? Lo siamo. Anche noi. Non vi dico mi mancate, perché non sarebbe bello. però vengo a trovarvi, l'ho promesso e lo faccio, Marco. Ho detto due promesse, il tatuaggio l'ho fatto e poi vengo a trovarvi. Speriamo di vederti presto. Sì, la cosa è reciproca. Sì, perché Marco mi ha fatto questa improvvisata, ma io non lo sapevo, c'è il cuore che mi fa così. Abbiamo fatto una piccola sorpresa, ma Daniela, Silvana, Salvo, avete saputo che si è tatuato la Sicilia sotto al cuore? C'era lì lei. Sì, l'abbiamo benissimo.
Come è andata questa? Come hai deciso di tatuarti la Sicilia? Ora, ce l'abbiamo un'immagine? Non vorrei fargli fare lo spogliarello adesso, però se c'è, se allora c'è l'immagine spiego, la vediamo. Marco, una notte mi sono svegliato e ho avuto una specie di visione, e non sono bugie. Questo mio tatuatore è a parenti siciliani. Ah, ecco. La mamma e il nonno di Enna, se non sbaglio, d'entroterra. In contatto con i miei figli ha fatto un giro di telefonate e gli ha detto così che avrebbe voluto farmi il tatuaggio lui, gratuitamente, che non voleva niente, perché se l'ha sentito di farlo lui, mi ha fatto piacere. Possiamo vedere il tatuaggio? C'è un'immagine? La Sicilia qua, sotto al cuore, qui, sì, sul costato. Qua Marco ero 20 kg fa. 20 kg fa? Eh beh, sì, beh, hai perso no, perché ho perso 20 kg quando sono tornato. Tu sei un atleta, perché tu sei un allenatore. Sì, faccio proprio di portieri. Lazzanese. Alzanese, sì. Ah, ecco. Ho fatto 20 anni a Stezzano, eccellenza e promozione, poi Alzanese. Questo fisico ti ha anche aiutato, penso, a combattere. Sì, penso, no? Di sì, penso sì. Voi che cosa ricordate di quando lui si è svegliato? Non credeva fosse vero, non credeva stesse davvero in Sicilia? Sì, infatti, non ho problemi. Lui sentiva l'accento siciliano e non riusciva a capire dove si trovasse. Pensava che lo prendessimo in giro. Però non dite che vi ho fatto tribulare, però, se no... Sicuramente un pochino sì, Un pochettino. Però poi... Possiamo vederlo il tatuaggio? Perché la fotografia... Possiamo vederlo il tatuaggio? No. Vuoi vederlo? Io vorrei vedere questo tatuaggio. Devo alzarmi, Marco? Sì, prego, prego. Non so e non inquadrarmi la panza, però. Eccolo qua. Guardate che bello questo tatuaggio, proprio sotto al petto. Sotto. Sì, come lo vedete. E tutti i nomi? Dei miei figli questi qua. I figli e i nipoti. Ale, Lorenzo, Tommy, Viola, Mirko, Aurora, Bianca, Massi, Paola. E poi lì il simbolo della Sicilia. E lo sai che Paola, l'ultima mia figlia si sposa a settembre, l'ho detto già. Tua figlia si sposa a settembre? Sì, sì, sì. Infatti ho anticipato, non ho detto l'anno io, no? E tutti telefonavano a mia figlia e dicevano ma Paola, ma ti sposi? Non sapevo niente. Sì, ma l'anno prossimo, dicevo. Sì, anche perché bisogna rimetterci in forma del tutto, no? Sì. Come sì. Va la mano? Che problema hai avuto? La mano, grazie, se mi permetti Marco, dottor Smarelli, sì, che mi ha fatto un intervento al nervo urnale dovuto alla posizione che ero in coma, e mi ha schiacciato il nervo urnale, mi ha fatto un'operazione, sto muovendo le mani. Adesso piano piano con la fisioterapia penso, sì, no? Sì, 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 riprende. Daniela Silvana e Salvo, come va lì adesso? Adesso sempre un po' al solito, come dicono i media, c'è sempre il... Siamo un po' in alta marea, come si sa. Diciamo che sta attraversando una terza ondata. No. Certo, certo. Beh, è un momento che... Speriamo di no. Che poi, ci dicono, insomma, che in futuro avremo, insomma, delle settimane difficili. Speriamo davvero che questo accada il meno possibile. Sappiamo che possiamo contare anche su di voi. Grazie, Daniela, Silvana e Salvo. Ciao. Equipe medica, ospedale civico di Palermo. Ciao, un abbraccio a Palermo. E a tutta la Sicilia che il nostro Ettore ciao ama. Ciao a tutti. Ama così tanto. Quando è che torniamo in Sicilia, allora, per andare penso a trovare? Penso di andare giù a fine aprile, primi di giugno. Io, Marco, se voglio dire una cosa, che sulla mia storia la Regione Sicilia ha dato una lezione a tutti noi, in generale tutti, prescindere dai colori dei partiti. Nel momento del bisogno della Lombardia, loro sono intervenuti nell'aiutare. E se tutti facciamo quella cosa qua e ci fraternizziamo... Dobbiamo stare uniti. Sì, dobbiamo stare uniti. Marco, sì. Speriamo che tutto questo serva anche a capire che dobbiamo superare le divisioni, dobbiamo anche aiutare magari chi sta più indietro da vari punti di vista e il più possibile marciare insieme. Marco, giusto. Ettore, tu sei stato duramente colpito dal Covid, non solo personalmente ma anche a livello familiare. Sì. So che tenevi molto a questo messaggio, sì, ed è un messaggio molto importante. Grazie mille, Marco. Vuoi salutare qualcuno in chiusura?
Voglio... Ma qualche parola in siciliano, l'hai imparata? Eh no, parola? No. Yeah, yeah, t'accorda. Dammi ancora 6 mesi, Marco. Sei mesi e parliamo siciliano. Sì, sì. No, io ho lavorato 40 anni in una ditta dove essere l'amministratore delegato che era un siciliano, perciò ho sempre avuto i buoni rapporti con i meridionali, con i siciliani. Ecco, io quello che mi ricordo, Marco, una cosa, che quando mi sono svegliato e sono andato negli infettivi, avevo le gambe erano paralizzate. Non camminavo, mi sono dato le fotografie della mia famiglia e che ringrazio tuttora mia moglie, i miei figli, i miei nipoti che mi hanno dato questa forza di combattere. Ho fatto sacrifici, mi alzavo, facevo fatica. Poi una sera gli faccio la cisella, dopo 15 giorni facevo fisioterapia da solo, non mi vedevano. Cisella, vieni, chiudi gli occhi. Cosa sei, Ettore? Guarda, mi è stato a camminare, mi fa, ma Ettore, era più emozionata Cisella, chiamiamo subito Adelaide. Si è alzato e ha fatto questa sorpresa. Sì, sì. Chiudiamo su questa immagine bella, no? Di te che ti rialzi, sì. È un'immagine di speranza e di forza. Grazie a te. Grazie a te, Marco. Un grande abbraccio a tutta la tua famiglia, ai tuoi nipotini. Grazie mille, grazie a tutti. Ciao. Allora. Caro Ettore, sei un po' emozionato, beh certo di percorrere tutto. Sono riuscito anche a non piangere, è andata bene dai. Ok, si può anche piangere. No, dai. Serve a sfogare le emozioni.